Signore, due ladroni al tuo fianco e tu il sovversivo in mezzo. Ti avevano detto bestemmiatore, profanatore del sabato, fuori di testa, ma almeno ti lasciavano circolare. Poi hanno vinto loro, incatenato, flagellato, crocifisso. Lo sappiamo, Signore, che la croce era come un morire a più riprese, talmente atroce che ai romani la risparmiavano. Solo agli schiavi la infliggevano, agli stranieri, ai sovversivi come te. Dopo un'agonia terribile, finalmente il collasso o l'asfissia. Ai tuoi piedi si sghignazza, si gioca la tunica a dadi. Tua madre non so come faccia a non svenire. Accanto c'è Giovanni, il più giovane, il più coraggioso. Pietro chissà dove sta piangendo la sua vergogna. Di Giuda purtroppo sappiamo. Gli altri 9 scappati. A terra il Cireneo. Nessuno più gli bada. In piedi immancabili le donne più forti dei loro mariti. Signore, in un angolino ci sto anch'io, uno dei tuoi del 21° secolo, e sento come se fosse la prima volta tutte 7 le tue parole, sussurrate, smozzicate, gridate. O sete di anime dell'intera umanità, ha interpretato qualche pio devoto. Sete che si compiano le scritture, come scrive San Giovanni. Ma intanto la gola ti brucia, le labbra sono riarse, forse ti è salita la febbre. Ti danno una spugna imbevuta di aceto, chissà se crudele analgesico per vederti ancora soffrire, o un momentaneo inefficace sollievo per affrettare la fine. Aceto a te che avevi chiesto acqua di pozzo alla donna di Samaria, a te che ben altra acqua avevi promesso ai tuoi, a te che 1000 volte con il salmista avrei detto al Padre che avevi sete di lui, come la cerva alla sorgente. Mentre loro urlano rabbia e cattiverie, tu preghi, Padre, perdona loro. È il tuo stile da sempre, quando predicavi di amare i nemici, di perdonarli 70 volte. Erano convinte parole, adesso sono i fatti pagati sulla tua pelle. Tu perdoni. Io invece mi vergogno, perché chi non mi va lo critico, lo calunnio, covo rancore, gliela faccio pagare. Il perdono è una mosca bianca nel mio poco cristiano curriculum. Tu li scusi perfino, non sanno quello che fanno. Al contrario, te lo confesso con rossore. Quante volte interpreto male le buone azioni di chi non mi va a genio. Riesco a scovare inesistenti intenzioni segrete, di ipocrisia, di vanagloria, pur di non darla vinta a chi mi è antipatico.
donna, ecco tuo figlio. Dicono che donna sia un onorifico, ma perché non la chiami madre? Perché non per nome? Che tu le volessi un bene da Dio, permettimi di usare questo linguaggio, è fuori discussione. Ma perché nel Vangelo non compaiono tue parole affettuose, anzi, quasi severe, quasi di rimprovero? Perché mi cercavate? Che c'è tra me e te, o donna? Adesso capisco. Già allora puntavi in alto. Chi ascolta le mie parole è per me fratello, sorella e madre. Così Maria, che per 30 anni conservò in cuore ogni tuo verbo, era più che madre, era anche sorella. E ora le chiedi di condividere il tesoro con Giovanni e con tutti noi. Grazie Gesù, tu l'unico suo figlio e da questo momento fratello di tutti noi, buoni e meno buoni, gli Abele e il Caino. E ora parli al ladrone. Fino a un attimo fa era un tizzone d'inferno e poi un riscatto impensabile. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E tu che cosa gli rispondi? Stento a crederlo. Oggi sarai con me in paradiso. Ci hanno sempre predicato che nessuno può garantirsi da sé il paradiso, nemmeno il mistico o la sceta. E a questo che fino a ieri ne ha combinate di tutti i colori, tu regali l'indulgenza plenaria in articulo mortis. Solo un Dio può fare un miracolo così repentino, cioè tu. Sei un mito, posso dirtelo. Mi correggo. No, non sei un mito, sei l'uomo dei dolori che grida a gran voce mentre si è fatto buio su tutta la terra, perché dentro di te è calata la notte più oscura. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lì, la massa battani. Sì, lo sappiamo che è la preghiera del Salmo, ma non la stai recitando nel Tempio o nella pace delle tue notti in preghiera. Sei in croce, maledetto dagli uomini. E quel Padre che, lo dicevi, è sempre con te. E sentivi la sua voce quando proclamava: questo è il mio figlio. Adesso tace. Un silenzio di tomba, mi verrebbe da dire. Padre, perché? Diciamo tante volte anche noi nella desolazione. Ora siamo certi della tua condivisione dei nostri perché, ma anche della tua risposta che salva. Padre, mentre ti dici abbandonato da lui, proprio a lui ti abbandoni. E aggiungi: tutto è compiuto, consummatum est. Hai portato a termine la missione che ti era stata affidata dall'eternità. Non hai lasciato nulla in sospeso. Gesù, sovente noi intralciamo i tuoi piani. Da oggi ti promettiamo di non più bloccare i tuoi lavori a metà.
si compia in noi la tua volontà. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche queste parole le gridasti, ci testimonia San Luca. L'amore ti diede ancora vigore per regalare al Padre l'ultimo tuo respiro. Detto questo, spirò. Gesù, ti posso chiedere l'estremo favore quando sarà la nostra ora? Mi metteresti, ci metteresti sulle labbra le stesse tue parole? Te ne saremmo grati eternamente. Grazie, Gesù.